Ehi ciao, io sono Giulio. Oggi andiamo a vedere come far mandare al nostro bot in un canale nel server, magari una notifica di quando esce un nuovo video in un canale YouTube. Oggi andremo a vedere il tutorial per YouTube, ma magari in futuro potremo fare un nuovo tutorial per le live su Twitch. Perché no? Scrivetemi qua sotto nei commenti se siete interessati. Ad iniziare vi consiglio assolutamente di entrare nel mio server Discord, mi farebbe molto piacere, e di lasciare un like se vorreste altri video su Discord JS. Basta, iniziamo. Allora, iniziamo subito. Andremo a creare un sistema abbastanza semplice, senza l'utilizzo di troppe librerie complesse che fanno appunto la notifica di YouTube, e quindi iniziamo. Innanzitutto andiamo a creare il canale in cui appunto andremo a inviare tutte le nostre notifiche. Quindi un canale testuale, YouTube video, magari. Perfetto. Allora andiamo nel nostro codice e iniziamo a scrivere un po' di roba. Andremo a creare una funzione che controlla se un video è uscito ogni tot tempo. Per fare questo andremo a utilizzare la funzione in JavaScript setInterval. Appunto, ci permette di eseguire una funzione ogni tot tempo. Qua, dopo la parentesi graffa della funzione, mettiamo una virgola e il tempo in millisecondi, dopo il quale vogliamo che la funzione si ripeta. Io vi consiglio di mettere un tempo dai 30 secondi ai 5 minuti circa. Non mettete un tempo troppo basso, perché prima di tutto è inutile, perché non penso pubblicherete un video ogni minuto. Secondo, perché potrebbe buggarsi e le performance non sono proprio il massimo poi. Io nel mio caso metterò 30 secondi, anche perché non voglio stare ad aspettare 20 minuti prima di provare appunto se questo codice funziona. Allora, come funzionerà il nostro sistema di notifica? Allora, è abbastanza semplice in realtà. Semplicemente ogni tot tempo andremo a prendere l'ultimo video uscito sul canale che selezioniamo. Poi andiamo a vedere se nel canale che abbiamo impostato per la notifica è presente il messaggio di notifica di quel video. Se è presente, non facciamo niente. Se invece non è presente, allora mandiamo il messaggio dell'uscita del video. È perché appunto la notifica non era stata ancora mandata. Allora, e vediamo appunto come fare ciò. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere l'ultimo video uscito nel canale. Poi dobbiamo utilizzare una libreria. La scarichiamo qua dal terminale. Schiamo npm iyt-channel-info. Prima invio, attendiamo che si installi. E andiamo a definire nel nostro codice. Quindi scriviamo const yth uguale require e la nostra libreria. Ottimo. E per prendere l'ultimo video uscito dobbiamo scrivere yth, quindi la nostra libreria, punto getChannelVideos. Quindi prendi i video del canale. In questa funzione gli dobbiamo passare due parametri. Innanzitutto l'ID di quel canale. Per prendere l'ID di un canale YouTube è molto molto semplice. Semplicemente andiamo nella pagina di quel canale. E nel link qua in alto, come vedete, troviamo l'ID, quindi quello che si trova dopo channel. Nel mio caso è questo qua. Io non andrò a utilizzare il mio canale, questo qua, ma andrò a utilizzare un canale di test. E così dopo possiamo andare a provare a caricare un video e vediamo se manda la notifica. Allora, inserisco l'ID del mio canale. E come secondo parametro dobbiamo impostare l'ordine in cui questa libreria ci darà i video. Nel nostro caso, visto che vogliamo il video più nuovo, scriviamo newest, cioè darmelo in ordine dal più recente al più antico. E fatto ciò, scriviamo punto then async response. Ok, e per prendere l'ID dell'ultimo video uscito, scriviamo var id video uguale response.items 0, e quindi prendiamo il primo video che ci dà, e cioè appunto l'ultimo uscito, punto video id. Molto bene. Ora che abbiamo l'ID dell'ultimo video uscito sul nostro canale, possiamo verificare se la notifica di quel video è già stata mandata. E per farlo è molto semplice. Semplicemente passiamo tutti i messaggi già inviati nel canale che abbiamo impostato sul nostro server. E se in questi messaggi è presente l'ID del nostro video, allora vuol dire che quel video è già stato mandato. Allora, per fare ciò dobbiamo prendere il canale, in quel punto mandiamo le notifiche su Discord, quindi client.channels.get.get. E qua mettiamo l'ID del canale, tasto destro, copia ID. E ora dobbiamo prendere tutti i messaggi. Per farlo scriviamo punto messages.fetch, aperta e chiusa tonda, punto then messages. Ok, così ora abbiamo tutti i messaggi inviati nel nostro canale. Ora quindi dobbiamo passare ognuno di questi. Quindi scriviamo messages.forEach, quindi per ognuno, e facciamo magari una variabile prima già mandato, ok, che sarà di default false, e diventerà true se il messaggio di quel video è già stato mandato. E per farlo quindi scriviamo se msg.content, quindi il contenuto di qualsiasi messaggio all'interno del canale,
punto includes, quindi include, braccio, id video. Quindi se un qualsiasi messaggio all'interno del canale include l'id del video, allora già mandato diventa true. Molto molto semplice. E dopo quindi aver controllato tutto ciò, semplicemente mandiamo il messaggio se il messaggio non è stato mandato. Quindi scriviamo se punto esclamativo già mandato, quindi se già mandato è false. Prendiamo sempre il canale in cui vogliamo inviare la notifica e appunto inviamo il messaggio. Quindi punto send, e qua possiamo scrivere tutto il nostro messaggio che vogliamo. Per esempio io scrivo nuovo video, vado a capo, ciao, è appena uscito un video su, qua voglio mettere il nome del canale YouTube e lo possiamo prendere con response.items0, quindi sempre dell'ultimo video, punto author, a capo, andate a vedere, e qua mettiamo magari l'id del video. E per prendere l'id del video semplicemente scriviamo response.item0.title. E infine, ovviamente, obbligatoriamente, perché altrimenti il controllo non funziona, dobbiamo inserire l'id del video e quindi il link. Inseriamo il link in questo modo, quindi www.youtube/ e l'id del video. Direi che possiamo subito controllare se funziona. Allora, abbiamo il nostro bot e il nostro canale non c'è ancora nulla. E proviamo quindi a caricare un video sul canale. Datemi un attimo. Ok, il video è stato pubblicato e attendiamo quindi che il bot controlli, quindi ogni 30 secondi. Attendiamo. Voilà, ecco il messaggio inviato. Funziona. Ci sono un po' di cose da migliorare, però funziona. Innanzitutto dobbiamo sistemare questo link, perché come vedete non è un link cliccabile. Però semplicemente dobbiamo aggiungere prima del link https://. Molto meglio. Poi altra cosa che vi consiglio di fare per evitare eventuali errori, qua nel controllo del video, qua prima del punto aggiungete un punto esclamativo e dopo scrivete se punto esclamativo id video return. In questo modo, se ci devono essere errori nel trovare l'ultimo video uscito, in questo modo il bot continuerà a funzionare e riproverà al prossimo ciclo. Per il resto direi che ha funzionato alla grande. Ovviamente questo sistema ha un piccolo problema, cioè che se io adesso andrò a eliminare questo messaggio, al prossimo ciclo il bot non vedrà più che esiste un messaggio di quel video, quindi lo rimanderà. Diciamo che non ci sono problemi se i messaggi li lasciate lì, però se li eliminate diciamo che questo sistema non va bene. Però direi che funziona alla grande. Se invece volete mandare il messaggio di notifica del nuovo video in formato embed, le cose si modificano un po'. In questo caso io ho creato una roba del genere, quindi un titolo con il link del video, se lo vado a cliccare, una descrizione e qua nella thumbnail una copertina del video. E inoltre qua sotto un altro link ancora al video. Vabbè, potete personalizzarlo come volete. Solo che il problema qui sta a capire se il messaggio è stato inviato o no, perché prima appunto verificavamo se il contenuto del messaggio aveva l'id del video, ma qui non c'è un contenuto del messaggio e l'id del video non è presente da nessuna parte. Quindi ho semplicemente inserito il link del video nell'URL dell'embed. Questo attributo qui appunto mi permette di impostare il link nel titolo. E infatti ora nel controllo del messaggio non ho più il controllo di prima, ma ho questo. Quindi se l'embed nel messaggio e se è presente c'è l'URL e se è presente finisce con l'id del video, perché appunto l'URL del video finisce con l'id del video, allora il messaggio è già stato mandato, altrimenti no. Ecco, questa in realtà è una seconda opzione per appunto fare un messaggio di notifica. Non cambia niente ovviamente, potete personalizzarlo come volete, ovviamente è scontato, appena uscirà un ulteriore video e verrà mandato sotto questo, e così via per tutti i video che usciranno nel canale che avete selezionato. E basta, questo è un semplicissimo modo per creare le notifiche YouTube. Spero sia stato chiaro. E basta, questo è tutto, è stato abbastanza semplice. Spero di essere stato chiaro, nel caso fatemi qualsiasi tipo di domanda nei commenti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao!